Gaetano Giunta, il candidato al presidente della provincia dello schieramento di sinistra, tra virgolette. A sostenerlo sono Rifondazione Comunista, i Comunisti Italiani, la Sinistra Democratica e i Verdi. Prima della classica domanda sul programma, insomma, sugli obiettivi, della sua candidatura, per quale motivo la sinistra in provincia di Enna questa volta va con, due schieramenti? Beh, perché non abbiamo condiviso il modo con cui, diciamo, il Partito Democratico ha gestito la provincia negli ultimi 5 anni. L'amministrazione Salerno sicuramente ha lasciato molto a desiderare, il fatto stesso che il Partito Democratico non l'abbia più ricandidato ne è la testimonianza più chiara. E quindi voi avete deciso di andare da soli? Noi abbiamo deciso di andare non proprio da soli diciamo rispetto al Partito Democratico, perché abbiamo obiettivi programmatici diversi, dall'agricoltura ai servizi, poi abbiamo contrastato e contrasteremo ancora il modo con cui, la classe dirigente di questa provincia di Enna ha gestito la questione degli ATO, sia il lato rifiuto che lato idrico. E poi tutta la politica dello sviluppo economico che ovviamente lascia molto a desiderare. Eppure siete stati in giunta fino No, quasi no, alla fine della legislatura. no, noi, intanto, io appartengo al Partito dei Comunisti Italiani, noi non siamo stati in giunta neanche un giorno durante la legislatura di Salerno. È stata in giunta invece inizialmente Cinzia Dell'Aera nella qualità di allora segretario della Rifondazione Comunista, ma poi visto come andavano le cose il partito ha preso le distanze, mentre lei invece adesso è candidata nella lista del Muratore Presidente. I suoi principali obiettivi, se diventa presidente della provincia, quali sono? Ma a prescindere dal fatto se diventi o no presidente della provincia, perché abbiamo coscienza delle forze in campo, ma noi pensiamo di incidere fortemente se avremo il sostegno degli elettori per quanto riguarda il cambiamento della politica no economica di questa provincia. Noi pensiamo che il modello di sviluppo perseguito finora dalla giunta Salerno, e mi riferisco ai tentativi con gli industriali di Padova, ma che non hanno portato neanche apertura di uno stand a livello di zona industriale della Valle del Dittaino. Noi pensiamo invece che la zona industriale del Dittaino vada utilizzata con delle iniziative industriali e artigianali a sostegno della trasformazione dei prodotti agricoli, perché è l'agricoltura l'economia di base di questa provincia. La questione dell'università, in che modo si pone la sinistra in provincia di Enna? Beh, noi diciamo che siamo contenti che Salerno sia ormai fuori dai giochi del Palazzo della Provincia. Speriamo che lo sia anche fuori dai giochi del Palazzo dell'Università Ma Core. non pare comunque. Non pare, ma noi pensiamo che sarà così perché c'è bisogno di una svolta vera all'università. Questa università che viene conclamata come una delle grandi conquiste di questa provincia, ed è vero, ha purtroppo una grossa palla al piede ed è quella che non è una università statale, è una università privata e che è gestita ancora peggio, nel senso che viene gestita in maniera privatistica. Occorre democrazia nell'università, gli organismi dirigenti a partire dal rettore devono essere elettivi, la partecipazione degli studenti deve essere reale e assicurata. Un tema molto caro alla sinistra, l'agricoltura. Le proposte di Gaetano Giunta? Le proposte di Gaetano Giunta sono racchiuse nella proposta di programma che abbiamo presentato, ma le sintetizzo molto velocemente. Cioè, noi pensiamo che occorre uscire dal bla 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 della cosiddetta valorizzazione dei prodotti tipici ennesi. Io me ne sono occupato quando ero assessore provinciale all'agricoltura con la giunta Galvagno. Allora abbiamo avviato un buon processo di valorizzazione dei prodotti agricoli per l'IGP della pesca di Leonforte. La DOP per l'olio d'oliva delle colline ennesi, così via per la fava larga sempre di Leonforte, ma pensiamo che una valorizzazione vera deve essere data a quell'agricoltura diffusa che c'è ormai, soprattutto nella zona sud della provincia, mi riferisco alle serre, mi riferisco alle colture a pieno campo della zona di Barrafranca, di Piazza Armerina, di Piene Persia, ma anche ai problemi legati alla
cioè all'agricoltura della zona nord, quindi per quanto riguarda l'allevamento, quindi per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari. Questi devono essere, diciamo, deve essere questa la scommessa che la provincia deve fare per quanto riguarda lo sviluppo economico, legarlo all'attività produttiva principale che è quella dell'agricoltura. Grazie.